Ancora episodi di criminalità nel versante ipparino a Vittoria. Ieri pomeriggio un giovane nordafricano è stato accoltellato nella zona tra via Cavour e via Cacciatori delle Alpi. Sul caso sono al lavoro i carabinieri di Vittoria che, secondo alcune fonti investigative, avrebbero chiuso il cerchio attorno a un uomo sospettato di aver inflitto uno o più coltellate al giovane. L'aggressore sarebbe infatti già stato trasferito e ascoltato in caserma e la sua posizione è adesso al vaglio degli inquirenti che stanno provando a risalire al movente dell'accoltellamento. Le indagini sono concentrate sulla segnalazione di una rissa avvenuta prima del ferimento che avrebbe coinvolto alcune persone, su cui sono concentrate anche tutte le ricerche. Episodio che segue di poco quanto accaduto invece in pieno centro a Comiso, per cause ancora da accertare. Alcune persone, tutte di nazionalità in questo caso italiana, sono venute alle mani, creando nei fatti una vera e propria rissa a cui hanno partecipato più persone. Qualcuno è rimasto ferito, mentre numerosi sono stati i danni causati al locale, in particolare tavoli e piatti. Gli stessi commercianti, che già allarmati dai continui episodi di criminalità si erano attivati per garantire più sicurezza soprattutto all'interno della propria attività e a garanzia dei clienti. Un episodio che ha causato tanta preoccupazione e che riaccende adesso l'attenzione su Comiso e sulla movida, dopo altri recenti episodi di aggressioni e liti con protagonisti, in quei casi altri cittadini, tutti extracomunitari. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e si attende adesso l'esito delle indagini.